Siamo qua con la dottoressa Cristina Tealdi, che terrà oggi pomeriggio presso la sede della Compagnia dell'Ulivo una conferenza sullo stato di avanzamento delle scoperte che si sono trovate al monastero di Santa Chiara delle Clarisse d'Imperia. Quindi ci racconti un po' a che punto siamo e le novità. Sì, stato d'avanzamento secondo me è un termine corretto, perché io ho sempre detto che quando avessi finito di fare le scoperte avrei scritto un libro. Dio solo sa quando finirò le scoperte e quindi quando potrò scrivere questo libro. Abbiamo trovato già 4-5 anni fa un brano di un affresco che poi si è rivelato essere importantissimo, perché è di Francesco Brea del 1541 e che a carico della sua intendenza è stato restaurato. Quindi oggi lo presento nella sua bellezza finale. Sono state trovate altre tracce di affreschi che solo ora abbiamo potuto rinvenire nella loro totalità e nel loro splendore, perché erano nascosti sotto una volta. Quindi io, andando a fare la speleologa, archeologa, architetto sotto le volte, ho visto dei brani di affresco che mi incuriosivano, abbiamo tirato giù quel pezzo di volta, di cannici naturalmente, quindi senza nessun problema, e abbiamo trovato questi affreschi che probabilmente sono del 400 orientativamente, non abbiamo ancora potuto attribuirli. Forse Fratelli Biasacci, forse Scuola di Antonio da Monteregale, non si sa, e che comunque sono parzialmente visibili e hanno una loro lucentezza anche a livello di colore, perché sono rimasti nascosti sotto le volte e quindi nessuno ha potuto manometterli. Certo. C'è una bella figura di Zaccaria che diciamo è il clou di questo ritrovamento e probabilmente, andando a scavare vicino sotto alle altre volte, troveremo ancora qualcosa. Inoltre abbiamo trovato delle stradine interne al monastero che sono state inglobate negli edifici, per cui nessuno... Stradine comunicanti con l'esterno? Erano interno? Stradine che comunicavano con l'esterno. Certo. E poi io ho trovato nei documenti delle Clarisse una presa di possesso parziale delle Clarisse e del vicino, tale signor Trincheri, certo, il quale è documentato, che hanno deciso, essendo questa strada ormai inglobata nei loro edifici, di dividersela in due. In che epoca? 1680, quindi certo, diciamo intorno al 1700. Qui abbiamo trovato l'acciottolato, il vecchio acciottolato, brani di vecchio acciottolato, addirittura una